Il 2011 è ormai alle porte, così per il Comune è tempo di bilanci. Ieri al Campidoglio è stata la volta dell'analisi sui dati riguardanti la sicurezza stradale elaborati dalla Polizia Municipale. I risultati sembrano incoraggianti: nella capitale diminuisce il numero di incidenti stradali. Rispetto al 2009 si registra una diminuzione del 15,8%, calano anche gli incidenti mortali che passano da 180 a 142, praticamente meno 21%. Nel dettaglio sono 143 le persone decedute, di cui 90 conducenti, 7 passeggeri e 46 pedoni. 15,5% in meno anche nei casi di incidenti con feriti, dati che testimoniano una riduzione significativa, secondo l'assessore capitolino alla mobilità Sergio Marchi, dimostrazione che ci stiamo muovendo nella direzione giusta, anche grazie ai protocolli di intesa che il Campidoglio ha siglato nell'ultimo anno con le varie associazioni che si occupano di sicurezza stradale. Tra le iniziative messe in campo e ricordate dal Campidoglio, il coinvolgimento di 18.000 ragazzi delle scuole romane in corsi di guida sicura, protocolli d'intesa siglati con l'ACE e l'ANIA per il rifacimento degli attraversamenti pedonali e per la dotazione degli alcol test e con la Fondazione Albertis per il monitoraggio dell'incidentalità stradale. Soddisfazione viene espressa dal comandante dei vigili urbani Angelo Giuliani. Speriamo, dice, che questa tendenza confortante si consolidi nei prossimi anni. Siamo sulla strada giusta.